com'è in questo momento la situazione sanitaria in Centrafrica e qual è l'impatto di un progetto come questo? La situazione chiaramente del Centrafrica è una situazione difficile dal punto di vista sanitario, perché il paese esce adesso dalla guerra e in alcune zone ancora si combatte e le strutture sanitarie, quelle poche che già c'erano, sono state distrutte. Nella capitale a Bangui va un po' meglio dopo la visita di Papa Francesco, che ha mosso una serie di aiuti tramite il Bambino Gesù. È stato fatto l'ospedale pediatrico per i bambini. Chiaramente il Centrafrica è un mondo di bambini e molte delle necessità sanitarie sono per i bambini, per l'infanzia. Ma non è sufficiente perché l'ospedale scoppia, perché ci sono tanti altri bambini con malattie croniche che devono essere curate. Per questo che il Ministero della Sanità del Paese ha chiesto aiuto a Sant'Egidio per creare altre strutture e soprattutto per curare i bambini, ma anche per formare il personale locale, perché c'è poco personale locale, sanitario parliamo, pochi medici, pochi infermieri, pochi biologi e ci sono poche non ci sono le università per formarli. Quindi questo è anche l'impatto del nostro intervento, non soltanto curare, creare delle strutture che possano diventare modelli che poi si possono replicare, che lo stesso Ministero della Sanità può replicare con il nostro aiuto, ma anche formare una generazione di sanitari che possa curare la propria gente.